Eccola qui, è la nuova Lancia Y 2024, completamente diversa rispetto al modello precedente. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Il frontale è sicuramente inconfondibile grazie proprio alla grande firma luminosa a LED. I gruppi ottici con questa sagoma, diciamo esagonale allungata, anche sono molto particolari, così come tutto il disegno del muso, più grintoso rispetto alla versione precedente. Sono ancora i gruppi ottici a rendere unico il posteriore con questa forma arrotondata all'interno della quale troviamo la Y coricata su un lato. Vediamo il bagagliaio che ha una capacità di 352 litri. La forma è regolare, qui abbiamo un doppio fondo se riesco ad aprirlo per la predisposizione per la ruota di scorta, un gancetto qua di plastica, sul lato opposto la luce. I sedili sono frazionabili 60-40, i sedili posteriori. All'interno della nuova Lancia Y 2024, qui abbiamo la motorizzazione ibrida, ibrido che è basato sul 1200, quindi il sistema mild hybrid, diciamo classico ormai sui modelli nuovi di Stellantis, che ha un'impostazione un po' particolare. Intanto questo 1200 non ha più la cinghia a bagno d'olio per la distribuzione, ma ha la catena e ha un cambio automatico a 6 rapporti all'interno del quale è integrato un motore elettrico da 29 cavalli circa. In questo modo la macchina può anche viaggiare in puro elettrico per pochi tratti, ad esempio quando siamo a velocità molto ridotte in città oppure nelle manovre, compresa l'elettromarcia, e questo contribuisce a ridurre i consumi. Qui il consumo dichiarato è di 4,6 litri per 100 km. Grazie alla concessionaria Ellero di Mondovì per aver prestato questa nuova Lancia Y a Terzo Garage. Il sistema ha una potenza globale di 100 cavalli, ma lo scatto 0-100 di 9,3 secondi, che è tutto sommato buono per un'auto di segmento B. Questo è l'allestimento LX, quindi l'allestimento intermedio, che è già molto ricco. L'impressione che si ha salendo in macchina è quella davvero di un'auto elegante. È un po' lo spirito di questa nuova Y, che secondo me non ricerca la prestazione, non ricerca, diciamo, un pubblico affezionato ad auto troppo aggressive, mettiamola così, ma ricerca un pubblico che badi alla qualità e anche a essere, diciamo, un po' coccolato all'interno della macchina. Infatti qui vediamo, abbiamo dei sedili davvero molto particolari, molto comodi anche, il cui disegno di questo velluto, chiamiamolo, rende davvero molto all'occhio. Su questa LX abbiamo il sistema Sala, che è il sistema di infotainment studiato appositamente per la nuova Y. Abbiamo due grandi schermi, uno è quello del cruscotto digitale su questa versione da 10 pollici e abbiamo 10 pollici 25 anche il display dell'infotainment con l'integrazione Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli interni sono, diciamo, studiati su un paio di livelli con le luci ambiente che rendono appunto l'abitacolo anche particolare, mi viene da dire. Molto particolare il disegno di questa parte della plancia. E quindi abbiamo davanti il display
dell'infotainment. Qui la parte alta della plancia display dell'infotainment con un leggerissimo sbalzo, quindi non ruba nulla alla visibilità, che direi è migliore di quanto mi aspettassi, nonostante il parabrezza sia molto inclinato. Questa specie di mensola, che non ha una funzione vera e propria, però semplicemente è un po', diciamo, decorativa. E poi il volante discretamente piccolo, molto ampie le bocchette del clima che assicurano una buona ventilazione. E questa volta di solito io metto il sedile un po' più alto. Qui abbiamo una berlinetta compatta di segmento B, quindi mi sono seduto un po' più comodo, un po' più in basso, e questo mi ha evitato quello che temevo, cioè di sbattere con le gambe su questo tavolino, che permette, sposto solo la chiave, permette anche di caricare per induzione, quindi in modalità wireless, il telefono cellulare. Qui credevo di andare a sbattere con le ginocchia, in realtà questo non succede. In questo modo la posizione di guida è molto comoda. Io l'ho trovata abbastanza in fretta, ovviamente il volante si può regolare in profondità e anche in altezza, lo stesso vale ovviamente per i sedili, e in questa posizione io ho la visuale libera sia per la strada, facile vedere gli ingombri della macchina, e anche la possibilità di leggere molto bene la strumentazione. Molto bella la grafica relativa alla gestione dell'energia della batteria, perché mi fa capire quando io vado in recupero energia, quindi con la frenata rigenerativa, o quando la batteria dà energia al motore elettrico, che a sua volta supporta l'azione di quello termico. Come dicevamo, questo motore, seppur solo con 100 cavalli, permette abbastanza di divertirsi, perché i 205 Nm di coppia vengono erogati quasi subito grazie all'azione dell'elettrico che interviene. E anche su questi saliscendi piuttosto leggeri, comunque la macchina riesce bene a impostare le curve, non ha un rollio eccessivo, anzi molto contenuto, e quindi offre stabilità. Da questo selettore noi possiamo andare a inserire le diverse modalità. Adesso abbiamo messo sport, siamo in discesa, ma si sente subito che l'intero sistema è più reattivo, che la risposta dell'acceleratore, è molto più rapida, e la macchina però davvero ha una buona impostazione su strada, perché ci dà l'impressione di tenere, di non andare troppo a ballare. Anche in questi tornantini, quando io vado a premere per l'uscita di curva, la macchina segue bene, il posteriore segue bene. Un primo piano sul volante che, come tutti gli ultimi modelli Stellantis, anche qui è un volante un po' più piccolo, però con un'impugnatura davvero molto buona e un buon disegno, secondo me, che favorisce davvero il piacere di guida. Abbiamo come sempre sulla razza sinistra i controlli del cruise control adattivo, e sulla razza destra invece quelli relativi al multimedia e anche ai comandi vocali. Ecco l'home page del sistema sala, del sistema di infotainment, da cui possiamo anche comandare l'aria condizionata. Abbiamo al centro di queste tre videate che scorrono la navigazione con i servizi, tra l'altro TomTom compresi. Qui la possibilità di andare a scegliere diverse impostazioni, quelle del mirror screen, quindi della replicazione dello schermo del telefono, l'impostazione Bluetooth per chiamare invece il telefono, media, quindi radio e altre cose, come abbiamo visto. Torniamo sulla pagina precedente, l'impostazione degli ADAS, mantenimento di corsia, alert, eccessiva velocità, stop e start, start and stop, in realtà che sarebbe stop e start, eccetera, funzioni, parcheggio, telecamera panoramica, rilevamento ostacoli, mantenimento di corsia, frenata automatica, eccetera eccetera. Da qualsiasi videata, sempre questa funzionalità derivata dai sistemi XPSA con tre dita, io posso attivare la schermata in cui ho le singole icone.
Da qui torniamo sulle impostazioni, e queste sono le impostazioni base. Possiamo anche andare a cambiare le luci d'ambiente, colori display, colori interni, che sono in questa parte della plancia. Il sistema per andare a cambiare la data e l'ora, l'unità di misura, ad esempio chilometri, litri per 100 chilometri, oppure chilometri al litro, ad esempio, se noi vogliamo calcolare, accidenti, non riesco a farlo, ecco, ero io che schiacciavo male, se vogliamo impostare il calcolo dei consumi su questa unità di misura, eccetera. Nonostante il cambio automatico ovviamente lavori in totale autonomia, possiamo anche decidere di usare le palette al volante per cambiare marcia manualmente e quindi andare noi a decidere quando scalare, io adesso sto scalando, forzatamente, oppure andare a aumentare il numero di rapporto, soprattutto ovviamente quando siamo già ad alta velocità. Questo può anche essere utile per provare un po' a divertirsi con le palette al volante, cosa che sicuramente è un plus magari per chi abbia più piacere a prendere il controllo completo della macchina. La cosa buona è che con questo cambio automatico doppia frizione la cambiata è fluida e molto veloce, e quindi anche usare le palette risulta un piacere. Una volta seduti dietro abbiamo lo spazio piuttosto giusto. Io sono alto 1,90, questo sedile è posizionato sulla mia posizione di guida, scusate la ripetizione, le ginocchia di fatto toccano un pochino sulla testa, però ho ancora mezzo dito. Sto di fatto che se allargo leggermente le gambe non ho nessun problema a stare comodo. Qui abbiamo anche due prese per caricare il cellulare USB-C e il tunnel centrale un pochino alto, magari per chi sta in mezzo qualche problema a muovere i piedi. Ancora due parole sul volante, non quanto a forma ma quanto a utilizzabilità, mettiamola così. Un po' più rigido di quanto mi aspettassi, e questo secondo me è un bene. Sempre comunque manovrabile, ma mi sembra più preciso, o perlomeno mi dà l'impressione di essere più preciso di quanto mi sarei aspettato da un'auto di questo tipo. I prezzi: la base, l'allestimento Y, costa, esclusi incentivi e promozioni, 24.900 euro. Questa LX, molto più ricca, 27.900 euro. E poi c'è ancora la cassina che a 100 euro in più offre ancora altri optional. Mi sono divertito, spero che vi siate divertiti anche voi a vedere il video, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!